Beckon e Freud divennero cari amici dalla fine degli anni 40 e tutto il periodo degli anni 50, si frequentavano regolarmente e nei dipinti dell'uno e dell'altro vediamo questi titani della rappresentazione della figura umana. Nella mostra vi sono moltissimi ritratti di Freud, particolarmente ci sono importanti esempi della sua ritrattistica della fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50, dove si può notare questa incredibile precisione del tratto di Freud, molto ancora ancorato al disegno. Freud stesso parlò di come si sedeva in questa prossimità alla figura che stava rappresentando, che lui stesso descrive era quasi difficile da sostenere. Normalmente Bacon dipinge persone, anche in questo caso che conosce molto bene, sono amici, conoscenti, amanti, però normalmente comincia da fotografie e quindi c'è in un certo modo un distaccamento da questa presenza del modello, che è però anche una presenza umana che viene intensificata dalle sue incredibili pennellata vigorosa, ma anche da questa contorsione delle espressioni e dei corpi. C'è un incredibile senso di tensione, di sofferenza.